È tempo di finirla con tutte le storie di fratellanze, di sorellanze, di cuginanze e di ogni altra forma di parentela bastarda. Noi siamo noi e loro sono loro, ossia dei traditori. Questo sono. E contro ogni sorta di traditore, noi fascisti combattiamo e combatteremo fino alla morte la nostra battaglia. Cara sorella, sono stato trasferito da una settimana nel campo di concentramento di Bagnarivoli, vicino a Firenze. Dei nostri genitori non ho più notizie, io non so quanto rimarrò qui. Divido la stanza con altre 5 persone. Una di loro è un pop, un prete ortodosso di origini greche. Riusciamo a capirci a fatica, conosce poche parole di italiano e io lo aiuto a farsi capire con gli altri. Progetto: suggerimenti per strumenti e accessori. Per mettere i corpi nel forno, proponiamo una semplice forca di metallo montata su cilindri. Ogni forno avrà un fornello di soli pollici 24x18, dato che non vengono usate bare. Per il trasporto dei cadaveri dal luogo di raccolta ai forni, proponiamo carrelli leggeri su ruote, di cui includiamo i disegni in scala ridotta. Hi, Hitler! Il campo è costruito in una villa molto grande, come quella che abbiamo visto a Roma. C'è anche un grande giardino con una fontana. Sulle condizioni in cui viviamo non ti scrivo niente, sarebbe comunque censurato. Ieri sono potuto uscire accompagnato da due angeli custodi, come li chiamano qui, le guardie del campo, che mi hanno permesso di recarmi in paese per alcune commissioni. Quello che scrivevi sulle leggi razziali era vero. Sventurati noi, ma non avete ascoltato per tempo. Tuo per sempre, Demetrius. Sono i 5, signore. 4 suonano e 1 scrive la musica. Stanno suonando gli strumenti rotti. Li hanno trovati nel campo. Rotti? Sì, signore. Dicono che quello che suona gli strumenti, il prigioniero Messian, dicono che abbia scritto quelle canzoni per poterle suonare con quegli strumenti rotti. 4 musicisti con degli strumenti rotti. Lei ha capito quello che stanno cercando di fare, vero? No, signore. Lei non ha mai suonato uno strumento, vero? Immagino di no. La musica ha una sua forza, lo capisce questo? È un po' come quando uno va all'opera. Le sarà capitato di andare all'opera, no? Quando la musica riesce ad entrare nell'animo degli spettatori, nel profondo del loro animo, può qualunque cosa. Può farti pensare all'amore, alla amata, alla bellezza della vita o alla morte.
Il suono di un tamburo, un inno, possono condurre un esercito in battaglia. Possono portare gli uomini dritti verso la morte, senza indugiare, senza avere paura. Lo capisce questo, vero? E allora mi dica, che musica è quella che stanno suonando? Qualcosa di forte, qualcosa di grandioso? O sono solo musichette, canzoncine, roba da contadini? Insomma, stanno suonando qualcosa tipo Wagner, qualcosa di cui ci sia da aver paura? O stanno soltanto cercando di passare il tempo? Beh, signore, mi sembra una musica strana, ma non mi ricorda molto Wagner. Bene, allora stanno solo cercando di tirarsi un po' su. Nessun problema, può andare. Un'ultima cosa, signore, chiedono di poter suonare per tutti i prigionieri. Chiedono di fare un concerto. Bella questa. Vogliono suonare qui, nel campo. Bene, allora. Ascoltiamoli, no? Dia a disposizione che questo concerto sia fatto tra una settimana. Fuori, nel cortile. La neve darà un tocco scenografico. Fu una musica nuova in quelle note, qualcosa che non avevo ancora mai sentito, speranza. Pensai alla fine della guerra, a mio figlio in Italia.